Sentiamo il commento di Flavia Capone. Flavia. Io parto da una frase riportata, una frase di Monsignor Pagano, che dice che gli archivisti sanno talmente bene come sono andate le cose nel passato che non si fanno illusioni sul presente. Questo è anche un bellissimo libro sul lavoro dell'archivista, che è un lavoro poco conosciuto, molto importante, molto complesso, soprattutto quando si ha a che fare con documenti così importanti, così anche di valore storico. E questo, devo dire, mi ha molto incuriosito, perché permette un po' di fare luce su un mestiere quasi artigianale che il signor Pagano ha contribuito anche a innovare in un luogo che per definizione è di difficile, diciamo, rapporto con l'innovazione, e questo l'ho trovato appunto uno spunto di riflessione interessante. Sentiamo la domanda di Flavia Capone, breve domanda, breve risposta. Flavia, a Massimo Franco. E io vorrei chiedere se c'è qualcosa, ammesso che possa rispondere, magari anche di un po' più recente storicamente, che avrebbe voluto chiedere a Monsignor Pagano e non ha chiesto, o magari a cui lui non ha voluto proprio rispondere. Breve risposta. Ma quando gli ho chiesto chi era il cardinale che gli aveva detto di bruciare le carte compromettenti sul caso Galileo, e lui non mi ha detto chi era. Perché non tutte le domande hanno una risposta lì.